Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò dell'incisore laser Tutris TTS 20 Pro, un incisore laser che lavora bene, che mi ha permesso di ottenere questa incisione tridimensionale. Guardate che bella, ma vi ho promesso che vi farò un video specifico, quindi oggi ve lo faccio vedere. Successivamente vi parlerò di questo tipo di incisioni meravigliose. Questo incisore laser riesce a tagliare anche 20 mm e arriva già montato, quindi cambiamo inquadratura, vi faccio vedere come funziona. Parleremo anche di Fiskozen, quindi lo sponsor, ma ne parleremo più avanti. Adesso cambiamo inquadratura e guardiamo l'incisore laser e quello che sono riuscito ad ottenere. Iniziamo. Prima di iniziare, come sempre, diamo uno sguardo, una vista panoramica all'incisore laser. Struttura semplice, non ordinatissima, devo essere sincero, ci sono dei cavi un po' in mezzo, però studiati in modo tale che non diano fastidio durante la lavorazione. Questo è l'air assist, in dotazione troverete tutti i vari accessori, quindi occhialini, materiale per fare le prime prove e troverete anche il piano, quindi il nido da per poter fare i tagli. Ma adesso cambiamo inquadratura, guardiamo qualche altro dettaglio e poi vi farò vedere tutte le varie caratteristiche tecniche, eccetera. E allora, siccome io vi conosco, quello che volete vedere direttamente sono le prestazioni di questo incisore laser. Poi passeremo anche alle caratteristiche tecniche. Quindi guardiamo quello che sono riuscito a fare. Guardiamo questo incisore laser dal punto di vista delle prestazioni. Quindi guardiamo la qualità di incisione. Questo è un bigliettino da visita in alluminio nel quale ho voluto incidere una fotografia mia e di mia moglie all'interno della macchina. E guardate con quale precisione è riuscito ad incidere pure i baffetti, la barba, il puntino di luce riflesso negli occhi. Ho utilizzato diverse impostazioni per incidere questo con questa finitura. Ho utilizzato 6000 mm al minuto con il 20% di potenza. Da questa parte ero andato un pochettino così a piacere mio. È venuta leggermente più chiara, però comunque è venuta bene, quindi si vedono comunque tutti i dettagli, anche in questo caso la barba, i baffi, eccetera. Ma da questa parte si apprezza molto molto meglio. Guardiamo il video della realizzazione di questo bigliettino, sia un timelapse che qualche ripresa dettagliata. Oltre al bigliettino da visita, ho voluto fare anche dei timbri, quindi questo è il supporto del timbro. Sono due diversi perché ho utilizzato la gomma, sempre della Tutris, per poter ottenere questo tipo di effetto. Ovviamente bisogna incidere speculando l'immagine, altrimenti poi quando si timbra verrà ribaltata. Bisogna ribaltarla prima, bisogna anche creare il negativo. Come vedete, in questo caso ho utilizzato entrambe le versioni perché il mio logo è con una parte che già di per sé è negativo, quindi posso decidere se avere questa parte centrale timbrata col resto è negativo oppure così. E però quello che ci interessa è vedere i dettagli. Guardate la qualità, come è riuscito a fare tutte le finiture più piccole, i dettagli centrali, tutto benissimo. Quindi un incisore che lavora bene anche su questo tipo di materiale. E lo so che voi volete vedere questo. Ora ci arriviamo. L'incisione 3D la guardiamo fra poco. Nel frattempo guardiamo un altro tipo di incisione 3D. Questa per esempio è per un bar, una gelateria, si chiama Kebrioche. Nel mio dialetto significa Kebrioche. Quindi ho creato questo logo, non è sponsor del video, è semplicemente un amico. E ho voluto creare questa incisione tridimensionale, ma diversa da quella che vi ho appena fatto vedere, perché ho semplicemente, tra virgolette, ritagliato il logo. Prima ho inciso i contorni sulla superficie e poi ho incollato e quindi ho ottenuto questo quadretto, ma ne ho fatto un altro anche con un'altra finitura. E anche di questo vi lascerò tutte le varie riprese, però non ho ripreso mentre stavo abbrustolendo il legno con un cannello. E in questo caso ho dato questo effetto chiaroscuro che richiama un pochettino le brioche, con questa parte argentata che è esattamente il negativo di un altro logo che ho realizzato sempre per il mio amico. Quindi ho sfruttato lo scarto per fare questo effetto finale, anche questo incollato. Ma prima di vedere la realizzazione successiva, guardiamo il video, sia timelapse che video dettagliati, anche di quelle realizzazioni. Quindi passiamo a questo.
Tokyo Hotel, per ora mia figlia è fissata con questo gruppo musicale, ho voluto realizzare questa incisione con questo effetto particolare, davvero molto molto bello, con il ritaglio anche del cartoncino, è venuto fuori un gran bel lavoro. E anche di questo guardiamo quindi tutte le varie riprese con tutti i parametri che ho utilizzato. Ma a proposito di dorato, ho voluto incidere anche su un sottotorta. In realtà il lavoro principale per il mio amico doveva essere questo. Ho realizzato questa incisione, è stata la prima che ho fatto con questo incisore laser, ho sbagliato pure l'interlinea, si vedono infatti i segni delle linee, ma questa è colpa mia. E tra l'altro avevo l'incisore laser posizionato solo su tre piedi, infatti poi durante la realizzazione vedrete che compare un righello rigido di lato che serve a sostenere l'incisore laser. Nonostante tutto è riuscito a lavorare molto molto bene. A me questo effetto piace tantissimo. Ho dovuto fare ovviamente un material test prima per capire quali fossero i parametri corretti e l'ho inciso a 10.000 mm al minuto con il 10% di potenza. Quindi un'incisione perfetta, nettissima, con un risultato che mi piace tantissimo. Con un punto di incisione laser davvero piccolissimo, 0,08x0,08. Non è il più piccolo in assoluto, ma per essere un 20 watt comunque è un incisore laser con un punto molto piccolo, soprattutto quadrato. Quindi sia nei movimenti nella direzione dell'asse X che nella direzione dell'asse Y, avremo sempre la stessa dimensione con dei tagli che riusciranno al 100%. Questa invece è stata la prima prova che ho voluto fare con questo incisore laser sulle incisioni laser tridimensionali. Guardate che bell'effetto, solo che purtroppo sull'abete questo tipo di lavoro non aiuta, perché ci sono le venature, quindi in alcuni punti scava di più, in altri di meno. Non è riuscito proprio come volevo io, ma nonostante tutto comunque è venuto bene, colpa del materiale, però è riuscito bene. Ma quello che volevo farvi vedere è che è riuscito a tagliarlo e sono stati necessari solo 6 passaggi a 350 mm al minuto con il 90% di potenza. Quindi è riuscito a lavorare molto molto bene e non ha nemmeno bruciato, nella parte più bassa sì. Considerate tra l'altro che questo non è semplice abete, ma è un multistrato di abete, guardate, sono 3 strati, quindi oltre ad esserci 20 mm c'è anche della colla, un taglio che poi ho voluto replicare su questo perché per questo non ho fatto le riprese. Ma questo l'ho ricavato dallo stesso legno, quindi potete vedere delle riprese dettagliate durante la realizzazione. Il pezzo non si stacca subito perché c'era questo pezzettino, quindi non ha fatto cadere giù il pezzo, ma si vede che al questo passaggio era riuscito a tagliare. Parliamo di 350 mm al minuto con il 90% di potenza. Poi ho voluto ripetere anche su un pezzo di legno di abete non multistrato, però da 10 mm. E in questo caso guardate come è riuscito a tagliare benissimo con 2 soli passaggi, senza bruciatura di alcun tipo. Ovviamente tutto questo con l'air assist. E ho voluto fare la prova prima utilizzandolo all'altezza necessaria per tagliare questo pezzo. Però è riuscito a tagliare con 3 passaggi in modo meno pulito rispetto a questo che era con la messa a fuoco corretta. Quindi guardiamo anche questa ripresa molto dettagliata in cui si vede la realizzazione con soli 3 passaggi con un fuorifuoco e poi questo tagliato di netto con 2 soli passaggi.
Ora però passiamo all'incisione tridimensionale vera e propria. Quindi ho voluto incidere questa piccola ape che trasporta del miele a tutti gli effetti tridimensionale. Rimane anche la forma esagonale, quindi abbiamo tutti i vari spessori. È inciso più scuro, ma è anche più profondo. Quindi abbiamo questo effetto tridimensionale, si vede anche dalla luce in questo modo, guardate. Ed è davvero un effetto bellissimo, con l'ala che va pure un pochettino fuori. Quindi, secondo me, è un'incisione davvero bellissima che questo incisore laser mi ha permesso di ottenere perché ha una gestione della potenza davvero formidabile. Come è riuscito con la fotografia a incidere in modo perfetto, rispettando tutte le varie ombreggiature e le scale di grigio, anche in questo caso un incisore laser che ha una buona gestione della sua potenza ci permette di ottenere questi risultati. Considerate che voi potete fare questo tipo di lavori sia per attività come bar, negozi di gadget, eccetera, chi fa bomboniere. Se è una vendita occasionale non accade nulla, ma se avete intenzione di farlo come lavoro, vi conviene comunque aprire la partita IVA. Se volete approfondire questo mondo, io vi consiglio di contattare Fiscozen, che è un sito online con diversi commercialisti che vi danno la possibilità di essere seguiti sia per quanto riguarda eventuali canali YouTube, quindi chi vuole intraprendere questa attività, che per chi vuole intraprendere l'attività anche di vendita online. E da Fiscozen avete diversi professionisti a disposizione che potete contattare telefonicamente oppure tramite chat. E tra l'altro sul sito Fiscozen c'è anche un'interfaccia che vi dà la possibilità di controllare e tenere sotto controllo tutte le varie entrate, uscite, la dichiarazione dei redditi, tutto quello che è necessario, addirittura la fatturazione elettronica fatta in modo molto semplificato sempre sul sito di Fiscozen. E in caso di necessità avete sempre il vostro commercialista che vi seguirà, in modo che se voi avete bisogno di qualunque tipo di informazione sarà un professionista che vi ha già seguito, avete un punto di riferimento sempre fisso. Per chiunque fosse interessato a Fiscozen, andate a dare un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione, dove troverete anche un codice di sconto per poter risparmiare ben 50 euro. Quindi andate a dare un'occhiata perché è un sistema valido per chi ha intenzione di aprire partita IVA e non sa come muoversi. Fiscozen vi segue sia dall'apertura che poi durante la fase di svolgimento della vostra attività. Ora guardiamo il manuale di istruzioni. Allora, qua abbiamo le caratteristiche tecniche, quindi le dimensioni della macchina, che sono 695x620x125 mm, 3,2 kg, ma l'area di lavoro è 418x418. Poi abbiamo la velocità massima 10.000 mm al minuto, può lavorare sia con il Mac che con Windows, sia con la Laser GRBL oppure con Lightburn. Poi abbiamo una scheda madre 32 bit, modulo da 20 watt. Come vedete, per quanto riguarda il montaggio, praticamente non dovete fare nulla perché arriva già montato. Quindi togliete l'incisore dalla scatola, lo posizionate sul vostro piano di lavoro. Con due viti fissate il controller nella parte frontale. Queste due viti servono per tenere il cablaggio, ma potete anche non utilizzarlo e mettere delle fascette, ma vi consiglio comunque di utilizzarlo, e mettere solo un fine corsa. Dopodiché il laser è pronto per lavorare. Ovviamente dovrete mettere il modulo che arriva come sempre, come tutti gli incisori laser, smontato. Per quanto riguarda la struttura, come vi dicevo, è una struttura minimale con dei profili in alluminio da 20 mm, un po' tutto in vista, solite ruote gommate, e non preoccupatevi nel caso in cui vedete questo movimento. Perché comunque abbiamo un motore a destra ed un motore a sinistra, quindi lavorano sincronizzati perfettamente e avrete sempre un'ottima precisione durante la lavorazione. Anche il movimento dell'asse X è molto molto fluido. Ma ora guardiamo il modulo. Stacchiamolo da questa sede in questo modo, lo facciamo scorrere, quindi sfiliamo questa parte e solleviamo il nostro modulo, quindi un piccolo modulo, effettivamente un po' rumorosino perché sono le ventole molto generose. Questo è il nozzle, quindi da cui esce l'aria che viene soffiata dal tubicino, che a sua volta pompa dal compressore. L'ente è ancora pulitissima, quindi eventualmente si può agire pulendola da questa parte. Nella parte posteriore abbiamo lo sfogo per i fumi e nella parte anteriore abbiamo il vetrino che in teoria dovrebbe filtrare i raggi dannosi del laser, però non sono mai certificati, quindi vi consiglio di utilizzare sempre degli occhiali protettivi certificati. Per poter regolare la messa a fuoco bisogna sollevare questo modulo agendo su questa vite che avete visto sulla destra, e l'altezza per poter mettere a fuoco viene gestita tramite questo accessorio, dove abbiamo
abbiamo riportate le varie altezze con spessori da 3 fino a 15 mm, possiamo utilizzare la parte più alta e poi gradualmente possiamo arrivare fino ai 20 mm che, come vedete, sono riuscito a tagliare. Quindi dichiarano una misura che effettivamente riesce a rispettare, poi dipende anche dal tipo di materiale, legni più duri possibilmente non riuscirebbe a tagliarli. Ora guardiamo il compressorino, di per sé non è silenzioso, quindi ve lo faccio sentire. Si sente quando si attiva, effettivamente emette un rumorino che non è piacevolissimo, però non è assordante. Però abbiamo questi piedini gommati che non fanno sentire le vibrazioni sul piano di lavoro perché l'assorbono, quindi dissipano tutte le varie vibrazioni. E la regolazione della potenza, quindi un piccolo compressore che mi ha permesso di lavorare comodamente con questo tubicino in gomma, non grosso effettivamente, sarebbe stato meglio fosse stato più grosso, però ritorna in posizione, quindi anche se voi lo piegate, lo maltrattate, lo attorcigliate, ritorna subito in posizione, quindi non c'è il rischio di avere quelle scomode piegature che si formano in alcuni tubi un pochettino più rigidi. E lo stesso compressorino viene alimentato da questo alimentatore che si collega nella parte frontale, e poi da quest'altra parte abbiamo l'uscita dell'aria che arriva al nostro modulo tramite questo tubicino che si inserisce in questo alloggiamento. Torniamo a guardare però il nostro incisore laser, e sulla parte frontale troviamo quindi il controller con l'ingresso per la micro SD, questo è un'uscita per poter collegare eventualmente un monitor esterno, e questo è il tastino per l'accensione on e off, ingresso per l'alimentazione e il cavo USB per collegarlo al computer, ma si può utilizzare anche tramite l'applicazione. Io preferisco utilizzare sempre il computer per avere un controllo di tutti i movimenti, insomma lavorare sicuramente in modo molto più sicuro e più preciso. Per quanto riguarda la regolazione della tensione delle cinghie, abbiamo questa rotellina che ci permette, avvitando e svitando, di regolare la tensione. Invece per quanto riguarda l'asse Y, solito sistema, quindi svitando questa vite, tensionando manualmente e poi stringendo nuovamente la vite. Poi abbiamo diversi sistemi di sicurezza, quindi per il ribaltamento, tutti i vari sistemi che hanno tutti gli ultimi incisori laser, ma vi lascerò comunque il link al sito del venditore per poter vedere tutte le varie caratteristiche e tutti i vari sistemi. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione in su, cliccate sulla campanella dopo essere iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.